Salve a tutti e benvenuti sul canale Tessiland. Io sono Andrea e questa è la rubrica del come fare. Oggi andiamo a fare un altro piccolo lavorettino di Natale e spero che vi piaccia davvero tanto e andiamo a vederlo subito nel dettaglio. Vediamo quindi nel dettaglio cosa ci occorre per poter realizzare il nostro progettino di Natale. Ci servirà una riga, due tipologie di pannolenci, va bene anche una, dipende dal colore che volete fare, poi un marker, un cono di polistirolo e la famosa, ormai celeberrima, colla a caldo. Quindi andiamo a vedere adesso nel dettaglio come possiamo realizzare questa situazione, questo progettino. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è prendere il nostro pannolenci e semplicemente tenere su una linea e farci un rettangolino di 3 cm, come in questo caso. Tiriamo un'altra linea da 3 cm, in questo modo, e diamogli una linea che sarà la nostra linea di partenza. Da questo punto, ora, con l'utilizzo di anche un euro potrebbe andare bene, io utilizzerò il barattolino delle perle, facciamo dei cerchietti in questo modo, che partono da qui e lo fate salire. Fate un altro cerchietto così, che parte da qui e che sale. Dovete essere un po' più bravi di me in questo momento a non fare uscire il cerchietto fuori dal, in questo modo. Fate tanti tanti di questi cerchiettini, perché questo sarà sono le foglie del nostro alberello, in questo modo e in questo modo. Perfetto. Dopodiché prendiamo le forbici o la forbice e andiamo a ritagliare il nostro pezzettino in questo modo qua. Ritagliamo. Ora io andrò veloce per farvelo vedere rapido, ma poi avete il tempo di poterlo fare con grande tranquillità. E andiamo a ritagliare il nostro pezzettino. Qui non ci serve più. Potete utilizzare anche delle forbici un po' più piccoline se vi trovate meglio. Ecco qua, tagliamo anche qua, in modo che usciranno tutti dei piccoli cerchietti. L'importante, dico sempre, non è essere proprio iper precisi, ma più siete precisi e meglio è. Io sono andato davvero velocissimo, però io già le avevo creati dei cerchiettini, eccoli qua. Questo è il bianco, che si vede veramente poco, e questi sono i cerchiettini verdi, ecco qua. Facciamo queste strisce e adesso andiamo a vedere come applicarlo direttamente sul cono. Quindi prendiamo la nostra colla a caldo e ripassiamo tutto intorno qua e applicheremo la nostra striscettina in questo modo. Poi vi farò vedere, più andiamo avanti, più come dobbiamo avere delle piccole accortezze. Iniziamo. Colla a caldo. Vediamo la nostra striscettina, velocissimi. Attenzione a non mettere la pistola sul cono troppo vicino, perché altrimenti si brucia il cono. E andiamo a applicare la nostra striscettina in questo modo. Siamo attenti all'inizio di cercare di far andare la striscettina con il bordino esterno, come in questo caso. Andiamo avanti con la colla. Come vedete, sempre una piccola striscettina, niente di che. E andiamo a sovrapporlo sempre in questo modo. Quando arriviamo a questo punto, che è la fine del nostro pezzettino, noi taglieremo qui, facciamolo sempre quasi preciso e con un altro punto di colla a caldo, in questo caso,
lo andiamo a chiudere. E il primo giro, come vedete, è fatto. E ora procediamo con gli altri giri. Applichiamolo sempre sopra per bene. E come vedete abbiamo una piccola difficoltà, che è questa della bombatura. Come vedete qua c'è una bombatura. All'inizio per noi è semplice, basta stringere i vari pezzettini, che poi ci farà anche da volume, e lo facciamo aderire bene, come in questo caso. Tagliamo sempre il nostro pezzo nel momento del taglio, eccolo qui dove, colla a caldo e chiudiamo. E abbiamo fatto il nostro secondo giro. Andiamo col terzo giro. La cosa importante quando iniziamo, cerchiamo di iniziare sempre nel punto dove abbiamo chiuso, cioè qui in questo caso qua dobbiamo mettere sempre uno dall'altro lato e uno da qua, altrimenti si vedranno queste cose un po' bruttine da vedere. Ok? Procediamo. Se poi vedete che c'è un problema di molto spazio, come in questo caso, dategli un piccolo taglietto, così, così e così, perché stiamo arrivando nella parte più a punta, e inseriamo un poco di colla e andiamo a stringere il nostro alberello in questo modo. Più saliamo verso l'alto e più avremo il problema delle nostre foglie, utilizziamo questo sistema. Quindi arrivate a un certo punto, utilizzate le foglie a taglio, cioè quindi ritagliatele completamente, come in questo caso, ritagliatele completamente e andiamole a applicare una per una, con un po' più di accortezza, perché stiamo arrivando poi verso la fine. Come si fa? Allora mettiamo la nostra colla e la prima che andiamo a applicare è proprio in questo punto qui, perché è un punto un po' particolare. Prendiamo la seconda. Come vedete io non è che metto tantissima colla, Mettiamo la terza qua e andiamo verso accavallando uno sull'altro.
Ed ecco qua, il nostro alberellino è quasi completo. Ora gli diamo un po' di forma anche nella parte bassa, ecco qua, in questo modo. E adesso facciamo il puntale. Come si fa il puntale? Lo possiamo fare in tanti modi, però io lo voglio fare nel modo classico, prendendo semplicemente un quadrato, come in questo modo. Tagliamoci un quadratino, eccolo qua, e poi lo andiamo a ripiegare su se stesso e facciamo la punta così. Lo andiamo a ripiegare e lo faremo attaccare qui. Siate più bravi nel ripiegare, così più stretto è e più è bello. Diamogli un po' di colla a caldo su questo punto. Qui diamo un po' di colla a caldo, così. Perfetto. E lo andiamo a ripiegare in questo modo. Come vedete, io ho lasciato anche il blu del marker, ma lo possiamo comunque levare così. Ecco qua. Abbiamo creato il nostro piccolo puntale, ora il nostro cappuccetto, diamogli il taglio dritto così e lo possiamo andare a applicare sopra la punta in questo modo. Facciamoci la prova, perfetto. Diamogli un po' di colla a caldo all'interno. Io ho scelto dei colori molto molto chiari, più si fa con i colori scuri e meglio è, esce sempre meglio, ecco qua. E il nostro piccolo alberello, eccolo qua, è quasi terminato. Ora se vogliamo ci possiamo fare delle piccole applicazioni sopra con semplicemente anche delle perline. Quindi prendiamo le nostre perline e le andiamo a applicare con un punto di colla a caldo, dove volete voi. Non serve un punto preciso per poterle applicare, eh? Ed ecco qui il nostro alberello di Natale. Ve ne faccio vedere anche un altro. Questo è bianco e verde e questo è il verde scuro con il verde pera. E questi sono i nostri due belli alberelli. E come avete visto, facile, facile, facile. Anche questi alberelli li abbiamo fatto, li potete adornare come meglio credete, io ci ho messo le perline, ma voi potete sbizzarrirvi in tutti i colori, in tutte le tipologie, e sarà sicuramente un qualcosa che arricchirà la nostra casa di Natale. Io come sempre vi dico che se vi è piaciuto questo tutorial di mettere un like, di iscrivervi al canale, di seguirci su tutti i social, Facebook, TikTok, sul blog Meglio di Maglia. E sicuramente ci vediamo al prossimo tutorial e con i miei alberelli io vi saluto. Ciao!